Signor Ministro, il 13% degli investimenti per il piano estate del Governo nazionale arriva in Sicilia. Sì, sono oltre 66 milioni. 66 milioni che abbiamo dedicato alle attività estive delle nostre scuole in Sicilia. C'è stata una risposta molto alta al piano estate ed è stata una risposta veramente corale, con attività che non soltanto servivano e servono e serviranno per il recupero delle competenze, tante lingue, tante matematica, ma anche il recupero della socialità. La socialità è fondamentale nella scuola e i ragazzi, dopo un anno così difficile, hanno bisogno di ritrovarsi. Se volessimo tracciare un bilancio della prima giornata dei lavori del G20, cosa ci dice? Il G20 è andato molto molto bene. Io sono molto contento, tutti hanno apprezzato la presidenza italiana. Il G20 ha messo in evidenza tre questioni molto chiare. Primo, tutti i paesi hanno affrontato gli stessi problemi: la pandemia, la sospensione delle lezioni, la ripartenza delle lezioni, ma soprattutto, il secondo punto, tutti hanno notato che se i paesi vogliono ripartire bisogna investire di più e meglio in istruzione. Ci sarà la possibilità. Terzo punto è la necessità di investire molto nella transizione scuola-lavoro. Abbiamo troppa dispersione scolastica e voi lo sapete bene qui in Sicilia. Questo è stato messo al centro della nostra discussione. Come ridurre la dispersione scolastica, come orientare i più ragazzi, soprattutto come accompagnarli verso il lavoro.